Lavorereste gratis per qualcuno e in particolare lavorereste gratis per lo Stato italiano? Se la vostra risposta è no, guardate questo video perché avrete delle sorprese interessanti. Nel dicembre del 2017 il Parlamento italiano ha approvato una norma che impone il pagamento dell'equo compenso a tutti i professionisti. Sostanzialmente questa norma che cosa dice? Dice che non è possibile in alcun modo utilizzare dei professionisti senza che questi siano adeguatamente retribuiti. Naturalmente questa norma ha valore in generale per tutti, ma in particolare per la pubblica amministrazione. Perché si era sentita l'esigenza di una norma di questo tipo? Perché molte pubbliche amministrazioni erano solite cercare di risparmiare nei propri bandi e quindi non pagare alcunché ai professionisti sulla scorta del fatto che secondo loro il fatto di ricevere un incarico da parte di una pubblica amministrazione già sarebbe, per così dire, una sorta di retribuzione perché è un punto, una vicenda che si potrebbe mettere nel proprio curriculum. Dite voi se questo può essere considerato un elemento valido per retribuire l'attività di chiunque, professionisti o non professionisti che siano. Dopo aver approvato questa norma, però, da parte del Parlamento, il governo ha deciso bene di infischiarsene completamente. Già nel corso del 2018 si era avuto un evento che violava questa norma, che è una norma di legge, e ancora recentemente, nel settembre del 2020, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stato indetto un bando finalizzato a reclutare professionisti ed esperti in merito alla comunicazione digitale e anche in questo bando è stato detto che i professionisti non saranno pagati, non ci sarà alcun compenso a loro favore. La questione è particolarmente odiosa se si pensa che in contemporanea, per esempio, alla presidenza del Consiglio dei Ministri si è rinnovato il contratto nei confronti dei dirigenti, aumentando in maniera molto importante i loro, peraltro già non irrisori compensi. Quindi, sostanzialmente, per lo Stato italiano, i professionisti sono dei soggetti che non hanno alcun diritto, che devono lavorare gratuitamente per le pubbliche amministrazioni. Ci domandiamo come mai lo stesso principio non venga utilizzato, ad esempio, nei confronti di funzionari, dirigenti ed altri dipendenti dei ministeri. Questa è un'evidente disparità della quale il governo evidentemente dovrebbe rispondere, cosa che però, come al solito, non fa. A seguito di questa situazione, gli ordini professionali e di tutti i generi, quindi non solo quello degli avvocati, ma in generale tutti gli ordini professionali, hanno ovviamente protestato pesantemente. E non possiamo ovviamente in questo senso che dare torto perché è uno svilimento del lavoro fatto dalle persone, soprattutto dalle persone che evidentemente per partecipare a un bando di alto livello devono avere anche un elevato livello di preparazione. La domanda che pongo a voi, alla quale chiedo risposta a questo punto è: ma voi, indipendentemente dal lavoro che fate, sareste disponibili a lavorare gratuitamente per un ministero, per una pubblica amministrazione o ritenete che questa cosa sia offensiva? Ecco, io personalmente da professionista ritengo che questa cosa sia gravemente offensiva e quindi concordo pienamente con quella parte delle associazioni di categoria che hanno detto quando ci sono bandi di questo genere vengano assolutamente disertati, nessuno partecipi. Bene, se questo video vi è piaciuto o anche non vi è piaciuto, volete fare i vostri commenti e considerazioni, scrivetele qui sotto, iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, così non perderete alcuna novità e alla prossima.